Buongiorno a tutti e bentornati nella nostra galassia. Chiedo scusa per la mia voce, soprattutto se non sarò fluidissimo nel parlare, ma ho una bronchite e non respiro in pratica. Faccio parecchia fatica quindi nel fare tutto e soprattutto nel registrare i video. Ma a parte i miei problemi evidenti di salute, partiamo subito. Prime 9 ore di gioco ininterrotte di Anthem. Cosa ne penso? Cerchiamo di essere oggettivi il più possibile e meno spoiler possibile, anzi, di non fare spoiler visto che i ragazzi, giustamente, che non hanno Premiere, non possono giocarci fino al 22. Anthem, alla fine, com'è? Anthem è un'avventura, non è un classico TPS, anche se tecnicamente lo è. Mi spiego meglio. BioWare ci introduce fin da subito nell'avventura di questo mondo, sconvolto dai cataclismi dal dominio, da bestie metamorfiche e titani, in un mondo vivo, brulicante di nemici e amici, il 99% da salvare, e questo filo conduttore ci porta avanti nella storia principale, tranquillamente, senza shock o colpi di scena assurdi, ma facendo leva sul senso di appartenenza agli specialisti, ai buoni. Nel forte, però, non c'è solo la storia principale, perché ogni PNG con cui possiamo parlare ci racconta uno spezzato della sua vita, della sua attività all'interno del forte, dei suoi problemi, della sua famiglia, delle sue speranze. E con noi, con le nostre risposte e il nostro aiuto, evolve, facendo crescere e cambiare la stessa Fort Tarsis e gli stessi PNG durante lo svolgimento delle missioni, sia primarie che secondarie. Il forte, infatti, è in continuo mutamento, è in continua ricostruzione, e come gli edifici aumentano e cambiano i PNG e i loro modi di porsi nei nostri confronti ad ogni missione svolta. Ecco, questo per me è Anthem. Non è un semplice TPS, dove alla fine la differenza la fa chi gioca di più e chi droppa meglio. Qui la differenza la fa la storia narrata da BioWare. Ora, lo so che fino ad ora vi ho annoiato, quindi parlerò schietto. La lore, come ho detto, è fantastica. Nulla da dire, si fottano quelli che pensavano che la lore in sto gioco non esistesse. QDSS, andate a giocare ad Apex Legend. Le missioni non sono minimamente ripetitive, grazie al sistema di introduzione delle tre fazioni e del fatto che siano sempre in contatto con il forte. Le missioni sono parte integrante della lore stessa e non pesa minimamente rifare missioni simili, perché vi ripeto, le missioni sono simili, ma mai uguali. Il sistema di looting è ottimo, il loot è abbondante, si sale discretamente bene e bisogna sempre considerare che il loot ci viene assegnato tramite le missioni, che ci vengono assegnate dalle tre fazioni presenti in gioco. Quindi, più esperienza faremo con quelle fazioni, più saremo alleati, missioni migliori ci verranno date e loot migliori prenderemo alla fine. Non dimentichiamoci inoltre che c'è anche il sistema di crafting, molto semplice ma comunque utile per chi non ha tutto il tempo di fare grinding in giro per la mappa. Quindi, in conclusione, Anthem è un gioco totalmente diverso dagli altri TPS, molto più dinamico e vivo dei suoi concorrenti diretti e molto più bello da vedere anche vista la grafica. Ovviamente queste sono le mie prime impressioni dopo 9 ore di gioco, fatemi sapere le vostre qua sotto nel video e noi ci rivediamo la prossima volta. GG a tutti quanti!